Giuseppe Cruciani, chi è la moglie e la sua storia con Selvaggia Lucarelli? Giuseppe Cruciani è famoso per essere la voce radiofonica della Zanzara, programma che lui conduce in radio ormai da diversi anni. Nato nel 1966 a Roma, si è laureato in scienze politiche dato che questa è stata da sempre la sua grande passione. Poco tempo dopo la laurea ha iniziato a lavorare per Euronews, e poi si è trasferito a Milano. Proprio nel capoluogo lombardo ha scoperto la sua vera passione, ossia quella per la radio. Da quel momento ha iniziato a lavorare per Radio Radicale, che è stata la sua prima esperienza in radio, poi ha collaborato anche con Il Tempo e L'Indipendenza. Ad oggi conduce la Zanzara ma talvolta è presente anche in televisione, nelle vesti di opinionista, per esempio in Dritto e Rovescio o Tiki Taka. Per quanto riguarda la sua famiglia, Giuseppe Cruciani è piuttosto riservato e per questo motivo non si sa molto. Esiste però un'indiscrezione che circola da molto tempo, in merito a Maria Laura Cruciani, che svolge il suo stesso lavoro. In molti hanno pensato che potesse essere sua sorella, ma non è mai arrivata alcuna conferma, perciò è anche possibile ipotizzare che sia semplicemente un'altra professionista con lo stesso cognome. Giuseppe Cruciani, la vita privata e la storia con Selvaggia Lucarelli. Un avvenimento molto chiacchierato nella vita di Giuseppe Cruciani è stato, senza dubbio, la sua storia d'amore con la giornalista Selvaggia Lucarelli. Entrambi erano spesso al centro della polemica, come lo sono anche oggi, perciò la loro relazione finì rapidamente al centro del gossip. Ora i due si sono lasciati da tempo ma, secondo quanto si raccontava all'epoca, la relazione era particolarmente turbolenta, ed infatti la coppia non sarebbe rimasta in buoni rapporti. Nella vita di Cruciani ci sono stati diversi flirt sentimentali, ma non tutti sono stati riportati dal gossip. Nel 2000 sono arrivate le nozze, e poco tempo dopo è nata la sua bambina Viola, ma poi anche questa storia d'amore è naufragata. Nel 2002 Cruciani è finito nuovamente al centro dello scandalo, per un flirt con Francesca Vagliani, la moglie di Jovanotti. Ad oggi non è chiaro se sia single, o se abbia una relazione con qualcuno. Sicuramente però ha un carattere vulcanico, che lo porta spesso a finire nell'occhio del ciclone. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Giuseppe Cruciani, e conoscevate tutti questi dettagli sulla sua vita privata? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.